Buon pomeriggio Antonio Petrella, presidente del Matera, sempre molto disponibile con noi. Ciao presidente. Buon pomeriggio a tutti voi e grazie come sempre Mario. Antonio, parto dalla vittoria di ieri, che non è banale, perché diciamo di fronte avevate probabilmente la campana più quotata del lotto, cioè la Gelbison, ma avete disputato sicuramente un grande primo tempo e non solo. Innanzitutto mi scuso sempre per il contesto precario in cui io mi trovo con la vostra bella gente. Come è noto, io sono un pendolare dei weekend, adesso c'è stato pure l'intermezzo settimanale che mi ha sollecitato, quindi sono semplicemente sulla Napoli direzione Roma dove risiedo. Allora, la partita di ieri, molto brevemente, ma la partita di ieri ha dimostrato che abbiamo indubbiamente una bella squadra, no? Il Matera soprattutto nel primo tempo ha dato una dimostrazione di forza, abbiamo segnato un gol ma ne potevamo fare altri due o tre. Ricordo che un gol è stato annullato ingiustamente per un fallo di mano che in realtà tutti gli highlights hanno dimostrato, no, che si è rivelato inesistente, un bel gol di Saveriano Infantino, altri due fuorigioco che insomma di dubbia rilevazione. Comunque, al di là di questi episodi sui quali dovremmo stare a recriminare ogni weekend, devo dire che secondo me è stata una vittoria meritata, anche perché incontravamo una squadra molto ben attrezzata, una squadra, ricordo la Gelbison, che a mio avviso, almeno da quello che vedo dai nomi che esibisce, è stata attrezzata, allestita per fare il salto di categoria. Ma quel che a me interessa è che il Matera ha dato una risposta alla sconfitta di Nardò, una sconfitta forse meritata, ma che è nata anche lì dagli episodi, una espulsione che è stata decretata troppo approssimativamente dalla terra arbitrale, l'espulsione del nostro Matteo Pellegrini, che ricordo è un ex primavera della Roma. E quindi bel Matera, il Matera che secondo me può dire la sua in questo campionato. Ti faccio vedere la classifica che sicuramente Antonio tu conoscerai molto bene, quella della Girone H di Serie D, dove c'è il Matera nella parte sinistra della classifica, in quel famoso che abbiamo tra virgolette definito assembramento a quota 14 punti. Qual è la reale dimensione del Matera in questo campionato? Che auspici avete? Allora, l'auspicio è che ce la possiamo giocare. Perché? Ma questo lo dimostra il grande equilibrio che c'è stato finora, no? Non c'è, onestamente, adesso io ripeto, sono un neofita, io sono solo un semplice appassionato, però a me questo girone dà l'idea di essere molto equilibrato, non c'è un ammazza campionato, tutte le partite non hanno una sorte segnata, quindi significa che ogni match ha una storia a sé. Addirittura più questo dogma vale più che nel campionato scorso, quindi io credo che noi ce la possiamo giocare, anche perché abbiamo una bella formazione, e credo che insomma anche agli amici che magari sono in studio, che adesso si trovano sul lato destro della classifica, direi di non disperare, perché per esempio sul lato destro della classifica domenica sera c'eravamo finiti anche noi, quindi devo dire la verità, insomma agli amici del Bitonto, anche ad altri amici dico di crederci, perché questo, come non mai, questo campionato è livellato e può succedere di tutto. No, ma hai perfettamente ragione, perché voglio dire, hai visto il gol di Fabio Del Vino, del nostro sì, concittadino, sì, Bitontino, è sempre Bitontino bello vederlo Fabio. Sì, no, la classifica è talmente corta, un paio di vittorie, avete visto insomma il Santa Maria Cilento, ha messo tre successi in successione, ora si ritrova già in una posizione estranea al territorio playout. Voglio approfondire però Antonio, perché quando dici ce la giochiamo, cosa significa? Per i primi cinque posti o addirittura per altro? No, ma io non ho fatto mistero, no Mario, all'inizio di stagione noi cerchiamo di allestire una squadra, abbiamo fatto un percorso, come tutti i cammini ispirati a serietà, a solidità, noi vogliamo arrivare gradualmente ad un obiettivo che è quello che merita la città di Matera, quindi l'anno scorso siamo arrivati settimi, no, da matricola, un ottimo piazzamento, quest'anno abbiamo detto che ci vogliamo migliorare, quindi il nostro auspicio è sicuramente, adesso
ripeto, concetto abusato, ne avevamo parlato un'altra volta, non ricordo se da te o ad un'altra trasmissione, quello della locuzione dell'alzare l'asticella, no? Che io ho detto, guardate che porta pure male, sembra pronunciare questo tipo di fare questo auspicio, però sicuramente puntiamo a fare meglio della prossima stagione, ci rendiamo conto che ci sono squadre che forse sono state attrezzate meglio di noi, però poi in campo giocano altri fattori che sono diversificati e quindi io dico che almeno 7-8 squadre possono ambire a vincere questo campionato. Ne hai parlato con noi della famosa asticella. Giovanni, volevi dire qualcosa al presidente? No, volevo niente, salutarlo anche per l'ottima accoglienza che abbiamo ricevuto. A Matera sono davvero molto ospitali. Matera si mangia anche bene, quindi è il giusto connubio. Siete stati bene sul campo, insomma, un po' meno, però voglio dire. Sul campo sì, io il Bitonto ha ben figurato, tranne, voglio dire, forse quella seconda parte, però rientra un po', insomma, in questo contesto un po' difficile che stiamo attraversando e spero, insomma, di risollevarci. Antonio, la prossima è Manfredonia Matera. Innanzitutto ci auguriamo che si possa giocare con i tifosi sugli spalti, perché il calcio è bello quando ci sono i tifosi sugli spalti. E poi che cosa ci racconti di questa gara contro una squadra che non perde da 5 incontri? Io sono un po' preoccupato, devo dire la verità, perché ho sentito, ho ascoltato, io poi tra l'altro mi collego subito dopo le alzi di sera, quando sono visibili anche su Telesveva tutti gli highlights e tutte le conferenze stampa, quindi ho visto un po' di cose e mi sono un po' impressionato anche dalla conferenza stampa che è stata fatta dall'allenatore del Bitonto. Ho capito che il Manfredonia è una signora squadra, anche la scorsa settimana mi sembra che il mister del Barletta, che mi sembra ci sia andato a giocare lì, ha detto guardate, questo è un campo molto difficile, crediamo che noi abbiamo fatto un pareggio, non sarà facile venire a fare il risultato qui. Ciò significa che il Manfredonia è una squadra che è molto cresciuta, ma tra l'altro io vedo che poi le squadre, quando siccome le rosse si rinnovano a ogni stagione, quando inizia il campionato, cominciano i ragazzi cominciano a conoscersi, i mister cominciano a, anche il nostro, beh il nostro è così, no? Ad allestire quelli che sono gli schemi, le dinamiche più appropriate per fare un certo tipo di calcio, e quindi se ci sono delle potenzialità queste vengono espresse. Quindi io credo che noi a Manfredonia ovviamente andremo per cercare come ogni partita di far risultato, però nella consapevolezza che il Manfredonia è cresciuto molto. A proposito di questo, voglio ricordare agli amici di Bitonto che in realtà anche con la nostra non fu una passeggiata in casa col Bitonto, e che siccome le partite talvolta possono essere generate, la vittoria delle partite dipende anche dalle famose inerzie, no? Inerzia di gioco. E qual è stata l'inerzia di gioco che ha fatto volgere il risultato a nostro favore? È stato quel rigore di Infantino con espulsione del loro centrale difensivo. Allora la nostra partita è scesa. Se non ci fosse stato quel rigore e quell'espulsione, chi lo sa, ai posteri la diavolo. Ma anche noi con Nardò, noi è vero che già perdevamo con Nardò 1-0, però poi passata la tempesta, perché ha fatto un primo quarto d'ora il Nardò incredibile, io temevo l'imbarcata del primo quarto d'ora, però poi siamo riusciti a superare la grande aggressività del Nardò lì. Anche il Nardò, ahimè, gioca in un terreno di gioco, su un terreno di gioco molto disagevole, a Matino, insomma, ci siamo ricompattati, e quando ci eravamo appena ricompattati abbiamo subito l'espulsione del nostro bravo Matteo Pellegrini. È chiaro che in 10 a Nardò su campo difficile fuori casa non è facile restare in partita. No, era quello che dicevo prima, per confermare, certo, insomma, quello che sta dicendo Antonio, e quello che dicevo prima al direttore del Manfredonia. Purtroppo sono episodi
oggi girano male a noi, domani a Manfredonia e purtroppo non ci possiamo fare nulla. Grazie, grazie ad Antonio Petrella, presidente della Matera. Poi quando vuoi ti aspetto qui in studio, presidente. Volta verrò, promesso, perché anche perché mi devo riabilitare per tutti questi collegamenti in situazioni precarie. Va bene, grazie, grazie Antonio.